studiare quelli che non c'è. Perché le parti più belle sono quelle che non ti aspetti, che sono nascoste nella tua infanzia. E la storia inizia dalla fine, ovvero sia credo che la maggior parte di voi si ricordi che cosa è successo nel luglio del 1994. L'Italia va in finale contro il Brasile, dopo una partita agonica, giocata alle 12:30 in Italia, penso, sostenibile, al Rose Bowl di Pasadena. Nello spogliatoio del Brasile, alla fine del primo tempo, uno dei giocatori più forti del mondo, Romario, che è uno dei più grandi giocatori della storia del calcio, ha una crisi isterica. Perché sta dicendo ai suoi compagni: ma cazzo, era morto! Ma l'hai detto che era morto! Com'è possibile? Non doveva nemmeno giocare, mi ha già tolto la palla 10 volte, questi qua ci fanno fare la partita fino alla fine, andiamo ai minori con questa gente, perché quello la tocca, non deve giocare. Ed è esattamente così. Com'è possibile che si possa recuperare dalla lesione al menisco di 18 giorni? Giocare la più bella partita della tua carriera, sbagliare il numero epocale e finalmente alla fine di tutto questo mettersi a piangere, scoppiare il pianto a dirotto. Come detto, ho pianto alla fine di quella partita. Da bambino non potevo piangere perché non volevo farmi sentire debole, ma lì mi lasciai andare davanti a milioni e milioni di telespettatori perché non avevo più questa paura, perché avevo dato tutto, mi sentivo forte.